Grazie. Grazie. Ok, io sono uscito prima perché ci tenevo a dire una cosa. Il nostro concerto è stato concepito in una maniera diversa, cioè è uno spettacolo dove ha anche un'importanza la prima parte. La prima parte è una cosa che noi abbiamo curato personalmente, ci abbiamo messo così la nostra collaborazione, abbiamo voluto fare questa cosa insieme a un artista nuovo, è diventato nostro amico, spero molto che diventi vostro amico, ma soprattutto è un grande artista, Alberto Fortis. Sulla bocca che seccava il suo sorriso, mi parlava rassegnato, sì, ma con la lingua di chi spera, di chi sa che ha prenotato sulla sedia di là. Ogni volta che rideva si stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva, beh, era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara. Lui mi diceva delirando, io penso troppo al mio futuro, ci penso troppo e vivo male, e penso che tra più di un anno cambieranno i miei progetti, penso che tra più di un anno io avrò nuove verità, ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, cogli il giorno e tanto amore, cogli i fiori e di là. Ma quanti amici hanno tradito e mi insisteva innervosito, ma quanti amici hanno tradito e per la causa dell'amore sono andato a casa sua, ci sono andato con i fiori, mi hanno detto adesso uscito, adesso è andato a passeggiare, ma io vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra no, non voleva stare sulla sedia di là.
Ciao ragazzi, grazie.